PAC, Gauche Caviar, Teatro della Memoria, Bettino gli anni giovanili, Spazio e Arte. Io gli ho risposto, Pianta era lì, forse non l'ho detto bene. Cagliari, sì. Aleardo, detto niente. Però quando recitavi facevi il Meneghino. Facevo Meneghino. Meneghino. Del movimento, lui invece del PSIUP, vedi? Sì, no, poi sono della CGIL. Poi si è integrato nella CGIL. Sono integrato? No, perché poi sono uscito dopo. Quando è finito il PSIUP, il PC si è dato da fare per farmi loggiare. Vedi, questa è la Belle Époque, vedi questa. Sì, io, questo qui è Aristide Bruant. No. Le Chat Noir. Le Chat Noir, esatto. Le Chat Noir. Lui è un attore consumato. Paspulli è un attore consumato. Dal situazionismo. Dal situazionismo. Si è morbidito e poi si è iscritto a psi, ma che roba. A che fine hanno fatto? Poi è finito nella merda come tutti i socialisti. Se rimanevi situazionista era meglio, no? Cosa? Vero? Se rimanevi situazionista era meglio, no? Ma sono ancora. Situazionista. Lo siamo. No, ovviamente il situazionista, diciamo, del giorno è il cardinale che è andato a rimettere la luce, la luce. A quei disgraziati. Ma scusami, questo Teatro della Memoria praticamente l'hai fatto tu? Sì, l'ho fondato io, l'ho pagato io, dicevo anche con un giro di assegni postdatati con un usuraio che si chiamava Umberto Morlacchi, che cambiava anche gli assegni postdatati al Piero Massarella, che aveva il vizio di giocare alle corse dei cavalli e perdeva sempre. E il Morlacchi mi spiegava che Massarella non aveva capito come funzionano le corse dei cavalli. Come girava il fumo. Come girava il fumo. Sì. Entriamo al Teatro della Memoria. Compagnalo dentro. Sì. Andiamo al Teatro della Memoria. Le Chat Noir è qua, vedi? Prochainement, le très illustre compagnie du Chat Noir avec ce pièce d'ombre célèbre, ce poète, ce compositeur, Rodolphe VI. Ma soprattutto i miei amici, Nanni Svampa. Roberto Brivio. Brivio, che viene stasera perché l'ho invitato. Non dimentichiamoci che Nanni e Brivio erano i famosi Gufi. I Gufi? Vedi? Stramilano, Roberto Negri. Hai detto Cottica, come dicono a Roma, Giovanni Maria Visconti, Duca di Milano. C'è l'altro, l'Enrico Beruschi. La Vedova Allegra, Ofelè, Faltome Ste. Sì. Brecht, anche Brecht, guarda qua. Fe Chantò. Sì. Poi abbiamo fatto la scapigliatura. Brecht e le sue donne. Detti scapigliati con il Filippo Crivelli, che faceva il regista della Millì. Ma vogliamo dire un'ultima parola, diciamo, sui tempi moderni? Non torneranno più, no? Questo modo di fare teatro, no? Beh, no, ci sono finché sono vivi certe personalità continuerà, finché non scompariranno. Però può essere anche un riciclo. Sì, c'è una dimensione un po', diciamo, tra il nostalgico e anche un po' crepuscolare, che però recupera in una tradizione relativamente moderna, perché comunque questo teatro fa riferimento in parte al cabaret degli anni 60. Certo. E in parte alla commedia. Il mio amico Walter Valdi. La Busaneva. Pot, way stupid, scemo in cinerama, infurmet sul mestè che fa tua mamma, stupid, du mamma Luc, gugut, pot, gugut, passo uno scemo e sono, cossa te sonet, cossa, va pian, pe piat, pianin, pianot, pot, gugut e pot. La passano vegetti sulla striscia, pam, arriva una Giulietta e te la schiscia. Allora sei molina, te vedo te stai, aspetta un domani mattina. Con quella scurreggiata della mretta te me l'asset passato te ti risò, pot pot, gute pot pot. Bravo! Grazie! Bravo! Gauche Caviar, Walter Valdi, PAC,
Milano, un garage, una Jeep.